è risuonata qui per noi. La parola del Signore Gesù. Come siamo spesso distratti e superficiali nell'ascolto di questa parola. Eppure è Lui che parla, è Lui che ci parla, adesso, in questo momento. Non leggiamo e ascoltiamo un testo scritto che riguarda il passato. Ascoltiamo un vivente che ora rivolge a noi la sua parola. Parola di amore e parola di salvezza. Come sarebbe importante rinnovare ogni volta questa consapevolezza di fede. E come cambierebbe allora il nostro modo di stare in ascolto, di accogliere e di vivere quello che abbiamo ascoltato. Perché è Lui, Lui, risorto e vivo in mezzo a noi, che parla al nostro cuore e che questo cuore vuole illuminarlo e purificarlo. Ci domandiamo, che cosa in particolare oggi il Signore viene a dirci e in quale modo oggi, con questa sua parola, Egli illumina e purifica il nostro cuore e la nostra vita.